Il 13 dicembre, presentazione del rapporto Gli italiani, le energie rinnovabili, il solare e soprattutto la sfida sull'agrivoltaico, sull'eolico offshore, la possibilità di avere quella transizione ecologica e digitale, eco-digital, che ci serve a evitare che il cambiamento climatico in atto, che è già crisi climatica, è già emergenza climatica, diventi catastrofico. Sarà un evento che coinvolgerà i ministeri dell'ambiente, dell'agricoltura, del mare, ma anche realtà come Renexia, che ha fatto dei progetti sia per l'eolico offshore che sull'agrivoltaico, ma anche le realtà della società civile, il mondo che noi vogliamo coinvolgere per una sfida. La sfida è: l'Italia deve essere un paese leader delle rinnovabili. L'Italia è un paese che non ha sostanzialmente carbone, ha pochissimo gas, non ha petrolio. L'Italia ha il sole, ha il vento, ha grandi capacità tecnologiche per tradurre questo nell'uso dell'idrogeno, in batterie intelligenti, quindi noi possiamo diventare un paese 100% energia rinnovabile e esportare energia attraverso lo stoccaggio in idrogeno. Dobbiamo saper sognare il mondo che verrà e non rassegnarci a chi ci propone oggi ancora il nucleare, che è ancora quello vecchio, non c'è un nucleare da fusione. Se arriverà la fusione nucleare saremo tutti contenti, ma oggi il nucleare che si propone è da fissione. Per una centrale ci vogliono 15-20 anni e noi rischiamo che, se non abbiamo raggiunto l'obiettivo entro 20 anni di fermare l'uso dei combustibili fossili, finiremo tutti sott'acqua.